Luigi Pasqualinotto, presidente del Consorzio di Promozione Jeslo Venice. Questa mattina la firma di un accordo con il comune, con l'amministrazione comunale di Jeslo, cosa prevede nel dettaglio? Sì, questa mattina mi ha firmato un accordo con il Comune di Jesolo che ribadisce la centralità assoluta del Consorzio per quanto riguarda la promozione e lo sviluppo del brand della località. Con questo accordo, peraltro, riusciamo ad avere delle risorse che ci permettono di programmare a medio-lungo termine e quindi approcciare anche il reparto eventi con una prospettiva temporale un po' più ampia di quanto non succedeva fino a questa mattina. Abbiamo trovato un'intesa che è stata firmata questa mattina, in cui entrambe le parti hanno messo un po' da parte i loro punti, ma abbiamo fatto sintesi e quindi abbiamo fatto un accordo per la città. Lo definirei un accordo per la città. Il consorzio avrà sempre una parte importantissima per quanto riguarda ovviamente il nostro turismo, ma non solo. C'è un punto che tengo a sottolineare, che abbiamo deciso assieme di dare un incarico, sulla figura è da trovare, di un manager per il turismo, il quale dovrà in qualche modo aiutarci per le strategie future del turismo jesolano, perché siamo in momenti un po' particolari in cui il turismo cambia velocemente, il modo di fare turismo, e qualche persona che ci aiuta e che ci indichi la strada giusta per la nostra città penso che sia importantissimo, quindi il Presidente Pasqualinotto ha accolto con favore questa mia proposta, che era in qualche modo suggerita anche da lui in precedenza, e quindi metteremo nell'accordo, abbiamo messo nell'accordo anche questo punto, che io ritengo il più importante. È quello che dovrà fare il nuovo, chi si è aggiudicato il bando, che è questa società delle Langhe, è solo l'ufficio informazioni, tutto il resto sarà seguito ovviamente dal Consorzio. Una posizione questa che vi dà anche una certa tranquillità di gestione di quelli che sono, che è la promozione del territorio anche estera. Assolutamente sì, la parte fieristica prende nuovo vigore da questo accordo, portiamo avanti con sicurezza il progetto Venice Sand che si vede centrali in quanto capofila della promozione di tutta la costa dell'Adriatico, l'opportunità appunto di avere alle spalle una copertura tale da permetterci di sviluppare un progetto diluito nel tempo. E avendo la certezza che questo progetto abbia una continuità, è sicuramente quello che cercavamo da questo accordo. Nell'accordo si è parlato anche di cifre? Nell'accordo si è parlato anche di cifre che saranno adeguate ad un svolgimento di quanto ci prefiggiamo, è l'ambizione di questo progetto, ma non è mai stato un problema di cifra, è sempre stato un problema di riconoscimento della centralità di questo consorzio, di tutte le categorie rappresentate, e sono praticamente l'imprenditoria isolana in toto, all'interno dello sviluppo della promozione di questa città. L'accordo vi soddisfa al 100%? L'accordo è il miglior accordo possibile che potevamo raggiungere.